TG delle buone notizie della terza A pulmonare. Oggi parleremo del più grande centro di oncologia e di oncologia pediatrica finanziato da Lionel Messi, ma per approfondire meglio la notizia passo la linea all'inviato Leonardo. Per la linea Gabriele, io mi trovo qui dentro il centro di oncologia e volevo sentire un po' cosa ne pensavano i passanti di questa opera benefica fatta da Lionel Messi. Ciao, lei cosa ne pensa di questa opera benefica fatta da Lionel Messi? Allora, questa struttura mi è in San Lucio e sono molto felice per los niños che potranno curarsi di questa malattia. Grazie, Passiamo alla seconda notizia del TG delle buone notizie della terza. La seconda notizia è la pena di morte e per questo colleghiamoci da diretta dalla Virginia con Gabriele Ricci. A te la linea, Gabriele. Grazie mille Veronica per il collegamento. Mi trovo qui in Virginia di fronte alla prigione e chiederemo un po' ai passanti la loro opinione su questa scelta fatta dal governo. Qual è la sua opinione su questa scelta fatta dal governo? Secondo me è molto giusta, perché il governo ha capito finalmente che se una persona sbaglia è giusto che vada in carcere, ma non che gli venga tolta la vita. Grazie mille. Invece lei è a favore o è contro questa scelta fatta dal governo? Sono a favore perché vedere un familiare, un conoscente morire per uno sbaglio non è proprio una cosa bella. Infatti, come ho visto, la morte di mio padre, quindi per me è una cosa giusta. Ok, grazie mille, penso che per oggi sia tutto, basta bastare, quindi ripassiamo la linea allo studio. Continua con altre buone notizie. Oggi parleremo del guanto elettronico, un grande passo avanti per le persone affette da ictus. Ma per saperne di più passo la linea a Ilaria Scarzella. Per il collegamento, oggi siamo qui per parlare del guanto e globo che aiuterà le persone affette da ictus che hanno difficoltà a comunicare. Ora chiederemo ai cittadini che cosa ne pensano di questa creazione. Salve, cosa ne pensi del guanto? Io penso che è molto utile appunto per tutte quelle persone che hanno questi problemi. E lei lo sarebbe mai se avesse queste difficoltà? Penso sì, perché sarebbe un modo per farli sentire uguale agli altri. Ciao a tutti ragazzi e ragazzi e bentornati in una nuova puntata del TG delle Nuove Notizie. Oggi parleremo di una notizia emozionante e sconvolgente. Sara Cavalli, bambina siriana di soli 8 anni, nata tra le macerie della guerra che sta distruggendo la Siria, vince il primo premio al concorso mondiale di matematica, superando ben 6.114 studenti e studentesse di tutto il mondo. Ma adesso passiamo la parola al nostro inviato, Daniele Nanni. Buongiorno Francesca, eccoci qui collegati. Vediamo insieme la situazione della Siria, che si trova tra le macerie delle case che stanno venendo distrutte da una guerra che sta durando più di 10 anni. Adesso qui con noi è arrivata una ragazza siriana, di nome Beatrice, che ci dice cosa ne pensa. Buongiorno, la situazione in Siria non è ottima, però stiamo cercando di sistemarla. Allora, molto spesso questi giorni si sente parlare del telegiornale di questa ragazza anche siriana di nome Sara Cavalli, una bambina di solo 8 anni che ha scoperto di essere bravissima in matematica. Ammiro molto questa ragazza, penso che sia l'orgoglio del nostro paese. Ok, grazie Daniele, dal giornale delle buone notizie dell'Istituto Bruno Munari è tutto. Arrivederci e buona serata.